Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Fuori la segnalazione. Una coppia che ha sempre fatto sognare i fan e che nelle ultime settimane è tornata ad accendere su di sé la luce dei riflettori. Aria di crisi? Nelle ultime settimane non si fa che parlare di questo e infatti è iniziata la caccia al dettaglio che potrebbe provare a fare chiarezza sull'arcano. Eppure se da un lato i pettegolezzi li vedrebbero lontani, le prove parlerebbero di ben altro. La segnalazione potrebbe dunque aiutare ad accendere la speranza nel cuore dei fan e scongiurare l'ennesimo raggiungimento del capolinea all'orizzonte. La segnalazione su Belen Rodriguez e Stefano De Martino mette a tacere i pettegolezzi. Crisi di coppia in corso? Sono in molti a scongiurare il peggio dopo il ritorno di fiamma tanto sperato tra i genitori di Santiago. Mesi fa non si faceva altro che parlare dell'ambiguo silenzio sui social della modella argentina che lasciava appunto presumere a una crisi. Allarme rosso tra i fan. La situazione è però rientrata quando è stata la mamma di Belen in persona a rendere noti alcuni scatti che ritraevano momenti di vita quotidiana in famiglia. Stefano incluso. La segnalazione su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Aria di crisi? Poi di nuovo silenzi. I fan hanno cominciato ad avere le idee confuse fino ad oggi. Ovvero davanti alla prova tangibile che la crisi di coppia non è altro che l'ennesimo pettegolezzo messo in circolo da parte delle malelingue. Infatti nelle ultime ore mamma Belen e figlio sono stati avvistati in aeroporto prima di prendere il volo e raggiungere Napoli, città dove attualmente si trova Stefano De Martino per impegni lavorativi. Belen Rodriguez ha dunque ben pensato di fare una sorpresa a Stefano e poter trascorrere alcuni momenti di relax con la famiglia al completo. Per i fan il peggiore incubo potrebbe essere stato spazzato via. D'altronde nel corso di una recente intervista Stefano De Martino ha voluto spendere alcune riflessioni sul rapporto con Belen. Ogni volta che ci siamo lasciati perdevo la fede nuziale. Ora ne ho tre. Avermi accanto non è sempre facile. È difficile tenere insieme una famiglia. Ma Belen e io ci siamo sempre. L'uno per l'altra. Questo vuol dire amare. Esserci. E ancora. Sono meglio come ex che come compagno. Sono un uomo in costante cambiamento. Ho avuto un periodo in cui non mi riconoscevo nemmeno dopo il successo. A riportarmi coi piedi per terra è stata Maria De Filippi. Io facevo il galletto. Lei mi guardava e diceva: sei un pirla. Tra Stefano e Belen sembra esistere una regola d'oro. Rispettare i reciproci spazi e fare dell'amore lo standard del loro splendido e duraturo rapporto sentimentale. Alla faccia dei malpensanti.